Allora, dato questo problema di Cauchy, noi abbiamo già dimostrato che in realtà, se vi ricordate, se io costruisco v di x come y0 più integrale da x con 0 e x di f di t u di t in dt e poi costruisco l'operatore che da u mi dà, questo qui è f di u calcolato in x, e costruisco l'operatore che da u mi dà f di u, io vorrei che l'operatore f corsivo sia una contrazione, e ovviamente per essere una contrazione deve andare da un certo spazio in sé. Ok. Allora, io dico, proviamo a prendere, allora, U, dove la possiamo prendere? C0D, proviamo x con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 1, cartesiano, cioè prendiamo un intervallino nel dominio, scusate, virgola, no, cartesiano è perché il rettangolo deve stare dentro O, quel dominio lo prendiamo intorno a x con 0, perché ci stiamo muovendo intorno a x con 0, e il codominio dove lo prendiamo? Quando x uguale a x con 0, questo vale y, e quindi dove lo dobbiamo prendere? Attorno a chi? A y0, quindi prendiamo y0 meno delta 2, y0 più delta 2, e vediamo che succede. Qua ci sta la u, andiamo a vedere la v dove sta, quindi andiamo a fare in particolare v di x meno y0 in valore assoluto. Questo che cos'è? È il valore assoluto di x con 0 x di f di t u di t in dt. Va bene? Ma questo è minore uguale dell'integrale tra, beh, supponiamo che x sia maggiore di x con 0, altrimenti devo scambiare x con 0 e x, di f di t u di t. Anzi, facciamo così, lasciamoci il valore assoluto fuori e mettiamoci anche il valore assoluto dentro. È giusto. Il valore assoluto fuori ce lo devo lasciare perché potrebbe essere x maggiore di x con 0, allora questo è positivo. E x minore di x con 0, allora questo è negativo. Allora, guardate, la prima condizione è che questo rettangolo qui, chiamiamo R il rettangolo x con 0 meno, è là dietro, per favore, queste lezioni devono anche andare sul web, quindi potrebbero servire anche a voi, almeno teoricamente, anche forse più praticamente. Allora, facciamo il prodotto cartesiano di questi due intervalli. Ok, questo rettangolo innanzitutto deve stare dentro omega, e questo è ovvio, se no la funzione non ce la, la f non ce la posso calcolare su. Se io faccio t u di t, e poi dopo, se sta in un punto che sta nel rettangolo, se il rettangolo esce fuori di omega,
Però se delta 1 e delta 2 sono abbastanza piccoli, sicuramente sto dentro omega. Ora chiamiamo m il massimo di f di xy dove? Su r, quando xy appartiene a r. Allora io qua cosa posso dire? Che questo qui vale, è più piccolo di m. Allora questo viene m per x meno x con 0, ma x meno x con 0 che cos'è? Al massimo è la semiampiezza dell'intervallo, se preso un valore assoluto. Quindi qua posso scrivere che questo è minore o uguale, anzi, sì, minore o uguale di m per delta 1. Ma io cosa vorrei? Vorrei che questo sia minore o uguale di delta 2. A questo scopo basta prendere delta 1 minore o uguale di delta 2 fratto m, perché se è minore o uguale di delta 2, che significa? Che la funzione, vedete, io x l'ho preso tra x con 0 meno delta 1 e x con 0 più delta 1. La y invece variava, il valore della funzione variava tra y0 meno delta 2 e y0 più delta 2. Questa era la funzione di partenza. La funzione in arrivo, questo è un valore della funzione in arrivo, quando ci tolgo y0, in valore assoluto è minore o uguale di delta 2, se vale quest'ultima disuguaglianza. Ma per valere quest'ultima disuguaglianza occorre e basta questa cosa qui. Ok? Adesso però non basta. Se delta 1 è minore di delta 2 su m, la funzione di partenza sta in uno spazio, la funzione u, la funzione f script di u sta sempre nello stesso spazio. Però ci vuole anche che la f script sia una contrazione. Allora andiamo a vedere quando f script è una contrazione. Lascio tra parentesi questa condizione e allora io scrivo f script di 1 calcolato in x meno f script di u2 calcolato in x. Ok? Proviamo a calcolare f script di 1 meno f script di u2 in un punto x. Poi facciamo il massimo, facciamo dopo. Questo chi è? È il valore assoluto dell'integrale tra x con 0 e x di f di t u con 1 di t meno f di t u con 2 di t. Quindi questo perché in un f script di 1 ci compare questo primo integrale, nel f script di 2 ci compare questo secondo integrale, e poi faccio la differenza e poi faccio il valore assoluto. Qualcuno dice, no ma ci compare pure y0. Sì, ma y0 non dipende da x, quindi quando faccio la differenza y0 da una parte compare col più, da una parte compare col meno, e quindi scopre che io devo fare prima la differenza e poi il valore assoluto. Adesso, per lo stesso motivo di prima, cioè il valore assoluto dell'integrale minore o uguale all'integrale del valore assoluto, qua posso scrivere integrale tra x con 0 e x del valore assoluto di f di t u con 1 di t meno f di t u con 2 di t. Valore assoluto di t. Valore assoluto esterno, ripeto, lo devo lasciare perché x può essere minore o maggiore di x con 0. Bene, ma vi ricordate che questo è x con 0 e x, qua ci metto t e t è uguale, u con 1 di t o con 2 di t possono essere diversi, però la funzione era lipschitziana rispetto alla seconda variabile, quindi quello che c'è scritto dentro è minore di questa quantità qua. Prendere
questa condizione stava qua per non dar fastidio, l'ho ricopiata lì. Questa disuguaglianza viene dal fatto che la F era lipschitziana rispetto alla seconda variabile. Ora, questa come la posso maggiorare? La posso maggiorare con la distanza infinito, perché allora t dove varia? Varia tra x con 0 e x, ma x varia tra x con 0 e x con 0 più, tra x con 0 meno delta e x con 0 più delta. Quindi anche t sta all'interno di questo intervallo. Quindi se io faccio maggioro con, qua ci metto la costante L, qua ci metto la distanza infinito di u con 1 da u con 2, non sto facendo niente di male, perché questa chi è? È il massimo quando t varia tra x con 0 meno delta 1 e x con 0 più delta 1 di queste quantità. Quindi sicuramente è qualcosa più grande di questo. Adesso L è una costante, si porta fuori, dico 0 è una costante, si porta fuori, x meno x con 0 è minore o uguale di delta 1 in valore assoluto. Quindi qua avrò L delta 1 e poi c'è la distanza infinito di u con 1 da u con 2. Allora, riscrivo qua sotto. Qui invece cosa c'era? C'era f script di u con 1 meno f script di u con 2, però valutato in un certo punto. Però il punto a destra adesso non c'è più, non c'è più x. Quindi se io adesso faccio il massimo su tutti gli x tra x con 0 meno delta 1 e x con 0 più delta 1, cioè scrivo chi è la distanza infinito di f script di u con 1 da f script di u con 2, è il massimo per x appartenente a x con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 1 di f script di u con 1 x meno f script di u con 2 x, che però è minore o uguale, è minore o uguale per ogni x è minore o uguale di questa costante, quindi ci posso mettere minore o uguale di L per delta 1 per la distanza infinito di u con 1 da u con 2. Allora guardate che qua sono comparse le distanze in partenza e le distanze in arrivo, e a moltiplicare ci sta solo questa costante. Se capitasse che questa costante è minore di 1, f script sarebbe effettivamente una contrazione. E cosa ci vuole perché questa costante sia minore di 1? Ci vuole delta 1 minore di 1 su r. Allora, come funziona? Allora, se vi ricordate, qui avevo il rettangolo R era x con 0 meno delta 1, x con 0 più delta 1, cartesiano y0 meno delta 2, y0 più delta 2. Dice, se capita che delta 1 sia minore di 1 su L e minore di delta 2 su M, M chi era? Era il massimo, M era il massimo di F di XY in valore assoluto su R. E se non capita? Se non capita, basta fare la cosa seguente. Basta prendere, lo scrivo qua, delta primo 1 uguale il minimo, diciamo minore del minimo, tra delta 1, delta 2 su m e 1 su m.
cioè invece di prendere delta 1 prendo un delta 1 più piccolo, delta primo u. Come lo prendo? Beh, non lo posso prendere più di quello che prendevo in partenza, se no va a finire che esco fuori di onda. Ma visto che lo devo prendere più piccolo, lo prendo più piccolo di delta 2 su m. E visto che lo devo prendere più piccolo, lo prendo più piccolo di 1 su l. Va bene? Funziona? Beh, quando io rifilo questo rettangolo e lo faccio diventare più stretto, che succede? Succede che tutt'al più questo r si riduce, quindi m tutt'al più si m primo, mettiamo che il rettangolo sia r primo, sarà più piccolo. Ma se questo è minore di delta 2 su m, è minore anche di delta 2 su m primo, che è più grande, e quindi tutto stavolta funziona. Quindi delta 2 non lo devo toccare, semplicemente eventualmente devo rifilare il rettangolo e ridurre delta 1. Quindi con questa scelta chi è delta? Delta è delta primo 1 e i valori sono compresi tra y0 meno delta 2 e y0 più delta 2. Quindi il teorema è dimostrato. Ok?